terra mia, com'è bella la punta. Terra mia, com'è bella la guardia, non ne ho vero né sempre stessa. La terra siamo noi questo piatto di grano. Così ho deciso di intestare questa nuova rubrica. Un prestito artistico prestigioso dal brano di Francesco De Gregori, ma al quale ho solo cambiato una parola, la parola storia con la parola terra. Perché la terra siamo noi è quasi lo stesso dire de la storia siamo noi. La storia e la terra sono due facce della stessa grande avventura che ci avvolge. Infatti il mio obiettivo con questo ciclo di appuntamenti in trasmissione è proprio quello di illustrare le grandi sfide e le grandi imprese che ci attendono di fronte al necessario sviluppo del nostro rapporto con la terra. Non abbiamo più né tempo né spazio da perdere in questa partita, perché la terra, cioè noi stessi, non sopporta più oramai il nostro sfruttamento senza limiti, senza quel necessario rispetto verso di lei, quel che poi è la vera malattia, il vero morbo epidemico del nostro tempo, la fine dell'equilibrio tra la terra e la vita troppo sviluppata degli uomini dominatori che vivono in essa. Una economia che sia anche ecologia è oggi l'incontro indispensabile che noi dovremmo cercare, che noi dobbiamo oggi sviluppare, come l'agricoltore del passato sapeva dove e come, quanto e quando seminare sulla propria terra, così oggi l'industria, le grandi tecnologie dell'uomo, devono ritrovare un sapere dei tempi e dei modi, quelli giusti, che la terra, fatta di acqua, di roccia, di forze e di movimenti invisibili, può e diremmo vuole sopportare, cioè portare su di sé. Ecco allora il nostro percorso, che sarà proprio dedicato a divulgare tutte quelle soluzioni nuove, capaci di trovare questa armonia, ossia di unire ragione economica e ragione ecologica. Quella che viene chiamata oggi Green Economy, ovvero l'economia verde, sarà così la nostra guida illuminata, alla ricerca di quella terra nostra, oggi però molto spesso perduta, ma da riconquistare e ritrovare. Perché la terra di oggi sarà la storia di domani. La terra e la storia siamo sempre noi, che la perdiamo o la ritroviamo. La Green Economy possiede una sua tradizione, tuttavia non è ancora conosciuta in maniera approfondita, come tutte le nuove tecnologie che spesso non vengono comprese subito. In questo spazio analizzeremo i diversi settori, gli aspetti e soprattutto le potenzialità della Green Economy e daremo delle informazioni utili. Lo faremo sia con il contributo di autorevoli opinion leaders del settore che siedono al tavolo di conferenze e convegni nazionali ed internazionali, sia con i rappresentanti dell'economia della provincia di Viterbo e di altre province italiane. Vado subito ad introdurre il primo ospite di questa rubrica, un caro amico, Antonio Rancati. Antonio è in collegamento telefonico da Milano. Mi senti, Antonio? Salve a tutti, salve. Buonasera Antonio. Allora, innanzitutto permettimi di salutarti affettuosamente, ci siamo incontrati pochi giorni fa alla Fiera di Ecomondo, ti presento ai nostri telespettatori. Allora, nel corso del tempo ti sei sempre occupato di ambiente ed hai ricoperto diversi ruoli. Attualmente sei coordinatore nazionale della didattica e della formazione nel Comitato Scientifico del CETRI e poi sei responsabile delle relazioni esterne del Circolo Europeo Terza Rivoluzione Industriale sulle teorie della Green Economy del professor Jeremy Rifkin. Quindi veramente ecco, è un grande onore e un piacere a poter avere questo incontro con te. Allora ti chiedo immediatamente, Antonio, di dare a chi ci ascolta una definizione della Green Economy, dell'economia verde, e poi in base a quello che abbiamo visto anche ad Ecomondo, quindi la sessione di apertura degli Stati Generali sulla Green Economy e poi la stessa relazione sugli Stati Generali della Green Economy, ecco, che cosa è emerso da questa relazione e l'Italia che posto occupa nella Green Economy in Europa? Allora, guarda, grazie Rita di queste domande, perché sono tutti argomenti molto molto importanti e anche di attualità. Spesso ci si riempie la bocca con questi due termini inglesi, Green Economy, e mi piace molto che invece l'hai detto in italiano, cioè economia verde, perché se si chiedesse a 100 persone che cos'è poi la Green Economy, tante persone andrebbero anche in confusione, perché la Green Economy ormai è diventata una cosa a 360 gradi che
tutto sembra green economy, quando invece ci vogliono delle basi solide per dire che questa è economia verde. Prima di tutto deve tutelare l'ambiente, cioè qualsiasi attività di lavoro, di trasporto, che implica comunque un'energia umana, se questa va incontro all'utilizzo dell'energia fossile, in questo caso non è green, mentre invece chi fa chilometro zero, mangia chilometro zero, chi utilizza le macchine a mobilità sostenibile, in questo caso bisogna un attimino aspettare anche le evoluzioni tecnologiche, quindi in questo caso magari con le macchine ibride, fa economia verde. L'economia verde non deve essere qualcosa che è in meno, no, è una cosa in più, nel senso che è sempre comunque attività professionale, lavorativa, senza nessuna sottrazione, ma con un valore aggiunto che non solo si fa bene a se stessi, ma si fa bene anche all'ambiente. Questo è principalmente la green economy. Poi ha tante sfaccettature. Gli stessi stati generali della green economy che mi chiedevi, che si sono svolti quando ci siamo incontrati a Ecomondo a Rimini settimana scorsa, quest'anno si sono focalizzati su un singolo argomento che è stato il discorso dell'economia circolare, perché non ci può essere green economy senza che ci sia il vecchio concetto che più dalla culla allo scaffale, ma da ritornare di nuovo a generare dalla culla. E quindi tutto quello che è tipo il riciclo dell'alluminio, il riciclo del vetro, il riciclo comunque di queste materie prime, di rimetterle di nuovo sul mercato senza una loro fine, senza che per forza finiscano nel bidone della spazzatura. Magari ecco, ora in questo momento c'è forse un po' troppa focalizzazione in riferimento all'economia circolare sul mondo dei rifiuti, ma l'economia circolare non è solo questo, l'economia circolare si può applicare anche alla vita di tutti i giorni, quindi è bene che comunque se ne stia prendendo sempre più coscienza, è bene, sì, che le istituzioni incentivino questa nuova economia, però ci vuole anche che i cittadini ne traggano anche un beneficio personale, perché come è successo per il conto energia del fotovoltaico, che c'è stato un grande boom di impianti fotovoltaici proprio perché ai cittadini non solo veniva spiegato che facevano bene all'ambiente, ma ne faceva bene anche al loro portafoglio. Sì, Antonio, ecco, e l'Italia che posto occupa nella green economy in Europa? Questa è una domanda molto, molto, molto pertinente, molto intelligente, perché le classifiche, poi bisogna vedere chi emette le classifiche, da quale parte proviene la classifica. Diciamo che nel panorama europeo, se noi escludiamo due nazioni che sono la Danimarca e l'Islanda, che non possiamo mettere a paragone con l'Italia perché cioè, la Danimarca sono poco più di 3 milioni di abitanti, più o meno io abito in Toscana, è lo stesso numero di abitanti in Toscana, l'Italia ormai siamo 60 milioni, quindi bisogna un attimino mettersi in paragone con chi magari può essere sul nostro ordine di idea, tipo la Germania, la Francia, la Spagna. Ecco, per quanto riguarda queste nazioni, noi sicuramente siamo ai vertici delle varie classifiche, sia dell'economia circolare, sia della green economy, però c'è ancora tantissimo da fare, quindi non è che bisogna accontentarsi di essere ai vertici delle classifiche europee, perché poi bisogna vedere gli altri a che punto stanno, perché la Danimarca fondamentalmente ha 100% di eolico, perché comunque è in una collocazione nel continente che si permette con un basso numero di abitanti di poter accedere comunque a energia pulita perché ha tutti i venti del nord. Un'altra nazione che tranquillamente arriva al 100% di produzione di energia dalle fonti rinnovabili è l'Islanda, però l'Islanda è una nazione che fa poco più di 300.000 abitanti, come fosse da noi il Molise. Anzi, ti racconto un aneddoto molto simpatico sull'Islanda. Sapete che l'Islanda comunque ha avuto un crack finanziario, è fallita come nazione e da una decina d'anni si è rimessa in piedi e ha sfruttato le sue risorse naturali, tipo la geotermia. Recentemente, quando c'è stato i mondiali di calcio, l'Islanda ha fatto un gran successo nel campo, per esempio, del calcio. Ecco, ti racconto questo aneddoto. Il calcio in Islanda è arrivato da poco, è arrivato da quando? Da quando hanno iniziato a utilizzare la geotermia e a fare dei piccoli stadi coperti dove gli islandesi fin da piccoli possono andare a giocare. Quindi tante volte quando si parla di energia pulita bisogna anche pensare alla salute, anche allo sport, a tutto quello che di positivo porta. Quindi bene, sì, che l'Italia sia ai vertici europei per quanto riguarda le energie, sì, rinnovabili, ma non dobbiamo accontentarci, non dobbiamo essere solo ai vertici, dobbiamo puntare al 100%.
Sì, Antonio, ascolta, proprio riguardo un po' ai numeri della Green Economy, che vorrei discuterli un po' con te. Ovviamente in questo incontro non possiamo approfondire tutti gli argomenti. Comunque, per quanto concerne le rinnovabili, cosa è emerso dalla Fiera di Ecomondo e dagli stati generali sulla Green Economy? Che cosa è emerso? Ma quello che noi diciamo da tantissimi anni, al di là degli impianti che magari uno vede in televisione megagalattici, su per esempio gli impianti fotovoltaici, se uno guarda i dati aggiornati al 2015, perché il 2016 deve ancora essere ultimato, ma in Italia ci sono 550.000 impianti da energie rinnovabili. Se pensate che 538.000, che quindi in pratica il 90%, sono come taglio, sono in kilowatt inferiore ai 200, significa che questi impianti sono quasi totalmente fatti per famiglie o piccole o medie imprese, perché 200 kilowatt a una grande industria non gli bastano. Quindi, al di là dell'effetto passeggero che c'è stato del boom dell'energia rinnovabile negli ultimi anni, il boom sta continuando, cioè magari non è più di moda perché se ne sente parlare meno. Però noi continuiamo a crescere, gli impianti di piccole dimensioni continuano a essere sviluppati in Italia e si parla di numeri notevoli, cioè si parla di 150.000 posti di lavoro, che sicuramente se noi proseguiremo in questa percentuale di crescita sulle energie rinnovabili possiamo tranquillamente arrivare agli obiettivi, per esempio del 2020 e del 2030, dove non solo verranno raddoppiati questi numeri, ma possono essere anche triplicati come numeri di posti di lavoro. Quindi non solo porta un beneficio dalla salute, ma porta un beneficio anche a tanti posti di lavoro, specialmente in un periodo di crisi come stiamo vivendo dal 2008 a questa parte. Sì, infatti la mia prossima domanda, Antonio, riguardava proprio i cosiddetti green jobs. Vorrei appunto una tua opinione, cioè quanto sono importanti in questo momento, quanto si sente parlare dei green jobs e soprattutto, diciamo, quali sono i settori dove sentiamo parlare di più di green jobs? Ad esempio, non so, le costruzioni piuttosto che altri settori? Sì, è un mondo molto, molto importante quello delle costruzioni, dove incide molto il discorso dell'efficienza energetica. Ora siamo resi in questi ultimi mesi dalle tragedie dei terremoti di fine agosto e di fine ottobre, dove gli edifici c'è stata una percezione molto forte di quello che è stato il costruito negli ultimi, diciamo, 30-50 anni. E quindi credo che nell'immaginario collettivo si sentirà sempre di più l'esigenza di mettere mano alle strutture, non solo quelle che si costruiscono nuovo o si ristrutturano, ma anche quelle che devono essere un attimino messe a norma. Ecco, in questi casi ci sono già gli ecobonus che permettono, e ulteriori incentivi saranno anche nei programmi finanziari dal 2017 al 2021, in cui si può arrivare tranquillamente a recuperare in 6-7 anni l'investimento per quanto riguarda la riqualificazione dell'edificio e l'inserimento delle energie rinnovabili. E questo creerà tantissimi posti di lavoro, ma molte persone, se si guardano i dati dei green jobs, molte persone sono tornate a lavori che erano andati un po' in disuso. Molte nuove generazioni con un approccio molto più tecnologico sono rientrati a coltivare la terra, le persone hanno sempre più desiderio di sapere cos'è che mangiano e quindi si sta sempre di più sviluppando tutto quello che è l'agroalimentare. Sicuramente una certa influenza l'ha avuto l'Expo dell'anno scorso, l'Expo 2015 a Milano, che sicuramente ha influito, ma già il trend in Italia era positivo. Poi c'è un dato che dice tutto per quanto riguarda i green jobs. Negli ultimi 5 anni le aziende che hanno investito internamente creando anche solo pochi posti di lavoro green hanno avuto un incremento sul fatturato superiore a quello che non l'hanno fatto. Quindi questo è un dato che dice tutto, cioè significa L'innovazione anche, no? Investire sull'innovazione proprio. investire nel green, investire nelle nuove tecnologie, nell'innovazione, nel creare rete, nel creare impresa, ha creato sicuramente più posti, i dati lo dicono, e ha creato più posti di lavoro. Addirittura nell'ambito dell'esportazione, perché noi italiani comunque siamo famosi nel mondo, nell'ambito dell'esportazione addirittura questo dato è doppio per chi dentro l'azienda ha creato delle condizioni green, non solo nei posti di lavoro, ma anche proprio nel processo industriale stesso. L'incremento in confronto alle aziende, diciamo, della vecchia economia è stato addirittura di un fatturato
del doppio a differenza di quegli altri. Ti ringrazio Antonio per queste tue spiegazioni, sicuramente molto esaurienti anche per chi ci ascolta, che magari non sono degli addetti ai lavori, e comunque è molto importante anche conoscere questi argomenti. In conclusione ti vorrei chiedere un po' dei tuoi progetti ai quali ti stai dedicando, sono due progetti molto importanti, Modulo Eco e Pinocchio 2020, ce li vuoi illustrare? Ho con tantissimi amici a Parma, da in poco più di un anno. Sabato mattina 26 novembre ci sarà il taglio del nastro col sindaco, col vescovo, con molte autorità. Ci è arrivata una splendida lettera anche dal presidente del Senato Pietro Grasso di complimento agli studenti dell'Istituto Rondani di Parma, di geometri, che hanno partecipato alla realizzazione di questa. È praticamente un'installazione ecosostenibile che rimarrà, per chi desidera passare da Parma o ha occasione di passare da Parma, nel pieno centro e proprio nel cuore di Parma, a due passi dal Duomo, a due passi dal Battistero. Abbiamo ormai ultimato e taglieremo il nastro fra 48 ore di questa struttura ecosostenibile che rimarrà installata nel cuore di Parma per 90 giorni, e dentro questi 90 giorni faremo tantissimi eventi, presentazioni di libri green, porteremo tutte le scuole sia parmensi sia parmigiane a visitarlo, e faremo tutta una serie di incontri legati anche a film in proiezione, docufilm, cartoni animati, a seconda della tipologia di età, insomma a seconda dell'età degli studenti, sarà elementare e medio. E quindi non solo aspetto te, ma aspetto tutti i tuoi spettatori, e quando avete possibilità di passare da Parma sappiate che avrete l'occasione di vedere una struttura 100% green, che praticamente noi chiamiamo a energia positiva, nel senso che produce più energia che di quella che ne ha il fabbisogno, e quindi è il nostro desiderio del futuro che le case del futuro si autoalimentino e che le persone non paghino più la bolletta, ma abbiano la possibilità di autoprodursi l'energia. Mentre invece un progetto che in cui fase di elaborazione ha iniziato a prendere i primi passi quest'anno, con un personaggio famosissimo nel mondo che è Pinocchio. Io abito in Toscana con alcuni amici, anche imprenditori. Abbiamo iniziato a creare un format per i bambini con un'intuizione un po' particolare. Abbiamo messo praticamente al grillo parlante, abbiamo messo le ali fotovoltaiche. Dato che il grillo parlante notoriamente è una coscienza critica, noi ne abbiamo fatto una versione green. E quindi nell'arco del 2017 gireremo sicuramente migliaia di scuole per presentare questo format, per avvicinare i bambini, specialmente elementari e medie, ai temi della green economy, dell'economia, insomma di tutto quello, dell'economia circolare, il riciclo della materia e tutto quello che può fare del bene alla natura. Benissimo Antonio, ti ringrazio infinitamente per il tuo contributo, mi ha fatto molto piacere risentirti. Quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori sicuramente a passare da Parma per conoscere Modulo Eco, e comunque ecco Antonio, ci teniamo in contatto per successivi approfondimenti. Ti terrò informata per passare anche da voi a presentare il nostro grillo parlante green con tutti i personaggi di Pinocchio nelle scuole, e sicuramente passerò a trovarti. Benissimo, buon proseguimento. Anche a te tante buone cose a tutti. Grazie Antonio. Terra mia, terra mia, com'è bella la puntata. Terra mia, terra mia, com'è bella la guardare. Non ne ho vero né sempre stessa.